Alzi la mano chi avrebbe detto che un Bellare ultimo in classifica con la peggiore difesa del torneo oggi sarebbe stato ad un passo dalla salvezza. Alzi la mano chi avrebbe creduto nell'impresa di Cesenatico contro il Granata. E alzi la mano chi avrebbe detto che una banda di ragazzini guidata dal DJ Aragao e dal buon Gustavo Ricciputi lo avrebbero fatto esprimendo anche un bel gioco. Eppure tutte queste cose fanno presagire una sconfitta terribile per gli adriatici, perché nel primo quarto d'ora la porta di Mignani viene presa a pallonate. Andiamo con ordine. Al terzo il tiro di Fiori viene bloccato senza affanni dal portiere Mignani. Un minuto dopo Mancini riceve palla sulla destra e da posizione defilata l'assa di Sasso difese portiere pendente al lato. Al quinto il tiro di Filippo Mancini viene sventato in corner da Mignani. Al sesto a Milano si dice le tira sempre lui. Tiro di Mancini, Mignani c'è, finalmente si vede a quarto d'ora il Bellaria. Questa incursione di Delicato porta a recrimini per un tocco di mano. Facondini prosegue l'azione ma non ne approfitta. Lo stesso Indelicato alla mezz'ora ha il pallone di vantaggio, ma in contropiede arriva stanco al momento della conclusione, facendo fare bella figura ad Oreste. Ma l'attaccante si riscatta al minuto 43 del primo tempo, seguendo l'azione dalla destra partita dal compagno, attraversando al centro e puntuale inserimento per una battuta centrale sì, ma talmente potente che non lascia scampo ad Oreste. E l'apoteosi, dato che il seguito inizia ad esserci e come, e il supporto S. Bellaresi si faranno sentire a lungo e largo. Nella ripresa continua il duello tra Mancini e Mignani, ma qui il numero 11 spara alto, come del resto poco dopo, quando servito da Romagnoli scaramente il pallone sopra la traversa. Il Bellaria ringrazia, approfittando di una squadra di casa sbilanciata con Caporali in contropiede per bene al raddoppio. Inutile dire del boato bellarese che avviene in tribuna, davvero entusiasmo ritrovato. E per l'appunto, sulle ali dell'entusiasmo e con un Granata scomposto, Indelicato supa il tris poco dopo, quando Caporali invece decide di mettere il turbo sulla fassa, Amaducci è costretto a fermarlo con le cattive. Il direttore di gara segna un penalty molto discusso dalla retroguardia di casa, che segnala l'intervento al di fuori dell'area di rigore, ma quando Facondini calcia alto mette tutti d'accordo. A parte la dea bendata che oggi decide di schierarsi solo dalla parte bellariese, soprattutto quando questa discesa di Foschi porta al tiro, manca a dirlo, Mancini, palo pieno. E dall'altra parte, con la difesa totalmente sbilanciata, Indelicato inventa il pallonetto che lo incorona. Re Indelicato, tutti a festeggiare la marcatura del bomber. Gli ultimi affondi per il Granata arrivano dal tiro centrale di Mancini e dalla botta dalla lunga distanza ad opera di Fiori. Ora il Bellaria si mette dietro tre squadre e punta decisamente a una tranquilla salvezza, ma l'esempio del Gatteo fa ben sperare, chissà. Mentre il Granata sciupa la possibilità di guardare il Verrucchio, macchiando l'impresa di una settimana prima con il Nuova Fetta, con una prova non certamente brillante.